In rete è pieno di ragazzini che hanno sì o no 20 anni che vi spiegano come si diventa ricchi e multimilionari. Ebbene, io all'interno di questa clip vi voglio spiegare invece come si diventa poveri ed indigenti. Vedete, la maggior parte delle persone pensa che sia facilissimo diventare molto ricco. Sto parlando di una ricchezza per svariati milioni di euro o di dollari, che qualcuno ovviamente riesce a conseguire, soprattutto sportivi o chi grazie alla sua formazione accademica universitaria di elevato standing, grazie a una laurea conseguita ad Harvard, a Yale, riesce a fare carriera all'interno di una grande multinazionale e diventare top manager, o chi ha la fortuna di ereditare grandi patrimoni, grandi fortune. Ma sono pochissime persone ed è veramente molto difficile rientrare in questa casistica. Quello che invece è molto facile è rientrare nella casistica di chi perde tutto in poco tempo e quindi si converte in povero ed indigente. Vediamo quali sono, assieme a me, le tre casistiche principali che spesso sono tutte conseguenza di una valutazione errata, superficiale, di che cosa si doveva fare o di che cosa si doveva avere per fare qualcos'altro. Punto primo, il divorzio. È inutile negarlo, in Italia ormai dato di fatto è una conclamata truffa femminista. Non si può concepire di sposarsi in questo momento in Italia con l'attuale environment legale in cui per statistica il 70% delle nuove coppie al terzo anno ha la possibilità di andare in default, quindi vi è una elevatissima probabilità di far saltare il matrimonio o di non andare nel medio e lungo termine proprio perché sono state concepite erroneamente le aspettative da parte di entrambi i partner. In questo precedente clip che adesso vi compare potete anche scoprire per quale motivo si divorzia così tanto in Italia, un paese che storicamente è sempre stato molto stabile socialmente. Fino a quando non ci saranno dei framework legali in Italia, quindi sostanzialmente verrà riconcepito il contratto matrimoniale a tutti gli effetti, io sconsiglio veramente di sposarsi in questo momento proprio perché nel caso dell'uomo rappresenta una disfatta assicurata. È praticamente impossibile che l'uomo possa vincere, possa rivalersi sulla donna e ottenere delle condizioni migliori di quella che riesce ad ottenere purtroppo la donna. Io ho tantissimi amici, conoscenti, compagni di università e di scuola che si sono rovinati la vita per un matrimonio andato male, tant'è che dentro tra di noi quando ci ritroviamo, io non sono ancora sposato, in tal senso usiamo solitamente dire questa frase: se avete un nemico non gli dovete malaugurare niente di particolarmente nefasto, solamente che si sposi con la persona sbagliata, perché ci penserà quest'ultima a rovinarlo finanziariamente, socialmente, professionalmente e in taluni casi anche sul versante salutare. Non è casuale che in Italia in nessun modo venga concepito o si voglia concepire il cosiddetto love agreement, quindi sostanzialmente il contratto prematrimoniale, perché nel Parlamento italiano ci sono, la composizione è fatta per oltre un terzo di avvocati che ovviamente devono preservare e difendere la loro categoria professionale. Non dimenticatevi mai che cosa gira attorno al divorzio. Solo negli Stati Uniti ormai si parla di oltre 80 miliardi di dollari all'anno. Secondo tema di rovina finanziaria: una assenza di cultura finanziaria o una capacità di gestione aziendale con numerose lacune che spesso si incontrano nel momento in cui qualcuno con grandissima voglia e intraprendenza si lancia in un'attività economica o nell'apertura di una qualsiasi
azienda anche di piccola entità, ma fa difficoltà a comprendere l'aspetto, ad esempio, economico dall'aspetto patrimoniale della sua attività, e questo ovviamente presuppone poi tutta una serie di misunderstanding man mano che si va avanti con l'attività. È proprio qui che spesso non si riescono a comprendere le varie problematiche che poi si possono avere più avanti con le istituzioni finanziarie, quando ci si va a riscontrare per l'ottenimento di un mutuo e così via discorrendo. Cultura finanziaria, l'assenza di cultura finanziaria fa cadere in tranelli, in errore, che spesso poi a distanza di tempo si trasformano in boomerang. È per questo motivo che in Italia c'è tanta vocazione imprenditoriale, ma anche un elevato tasso di default di microimprese, proprio perché per nostra ormai stessa natura abbiamo una bassissimi livelli di cultura finanziaria, che poi li percepiamo, li incontriamo anche sul mondo dell'asset management e sugli investimenti. Tante persone perdono grandi importi di denaro che magari avevano ereditato, proprio perché li gestiscono male o li fanno gestire in pieno conflitto di interessi, non conoscendo, ripeto, sempre per assenza di cultura finanziaria, quelli che sono tutte le tipiche prassi di mercato. Terzo tema che conduce alla rovina finanziaria: l'idea romantica di farsi la casa. Mi compro la terra, scelgo l'architetto, mi vado a fare la cucina su misura, scelgo i pavimenti, gli infissi, il giardino, la vasca da bagno, gli jacuzzi e così via discorrendo. Beh, voi non avete idea di quante persone io conosco che sono entrate in un tunnel per l'idea, direi ormai fuori luogo, fuori tempo, anacronistica, di volersi costruire, farsi la casa su misura, e come vi ho detto prima, a partire da un progetto grezzo per poi arrivare dopo 2, forse 3 anni a un manufatto finale, con tutte le tipiche problematiche che questo importa: rogne con le persone a cui viene appaltato il lavoro, i preventivi che non vengono mai rispettati, quando vi va bene sforano il 25%, quando va male possono sforare anche oltre il 50%, e poi, per non dimenticare, anche qua un basso, riprendiamo il secondo tema, un basso livello di cultura finanziaria che poi si riverbera anche nelle scelte magari di indebitamento che si fanno per voler costruire l'immobile ricorrendo al debito attraverso operazioni di ristrutturazione e così via discorrendo. Ricordate, la casa nella maggior parte delle casistiche rappresenta non un investimento, ma un'esigenza sociale. Per questo motivo che non si può tenere tutte le proprie energie e anche gran parte del proprio patrimonio iniettato all'interno di un bene immobile, perché non sappiamo mai che cosa potrà accadere nel tempo a quell'immobile, al territorio in cui è ubicato l'immobile, alla tassazione che colpisce quell'immobile e così via discorrendo. Se proprio voglio farmi una casa su misura, magari compro qualcosa che è già realizzato per i 3/4, 4/5 e poi perdo una parte delle mie energie per andare a effettuare delle piccole modifiche, delle piccole ristrutturazioni, ma non varianti in corso d'opera, come mi è capitato di vedere, che poi veramente portano a intraprendere la strada del tunnel senza uscita, con anche spiacevoli poi sorprese nel medio lungo termine. Per chi volesse approfondire rispettivamente i tre temi in questione, nella nota informativa della clip vi rimando a 3 articoli che trattano nello specifico questo tema.